do is adore you all of the time. I'd like to. I'd like to. I'd like to love you every day. Vieni. Andiamo, mamma, fa la passeggiata, su. Andiamo, Pio, qua, mamma, qua, c'è l'ascensore, corri. Ce la posso fare, ragazzi. Oh, vieni, mamma, andiamo giù, stanno pure i fratelloni, corri. Andiamo, che stanno i fratelloni, mamma, andiamo. Dai. Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Oggi è martedì grasso. Sto andando un attimo da Eurospin. Che volevo comprare delle cosine per preparare il pranzo. Giuseppe tornerà a mezzogiorno, quindi niente, stamattina ho fatto veramente solamente i letti e basta, non ho fatto più niente e vado un attimo da Eurospin e poi torniamo a casa. Vieni, amore, andiamo. Aspetta, vai via. Siamo tornati adesso e per trovare due chiacchiere sono andata sia all'MD e sia ad Eurospin. Alla fine non l'ho trovata da nessuna parte, cioè né all'MD né all'Eurospin. Le ho prese dalla signora qui giù da me, però ragazzi, 2,50 euro, veramente 4 chiacchierine. Se sapevo le facevo io, però quest'anno io l'ho sempre fatte io. Però quest'anno veramente non c'avevo proprio voglia e tuttora non ho voglia. Però poi vedi sti prezzi, dici se sapevo le facevo io. Vabbè, poi all'MD invece ho preso solamente questa vaschetta qua di gelato affogato al cacao magro. Poi invece da Eurospin ho preso queste merendine qua, simil pan di stelle, e i pomodorini che ci vado a fare adesso la pasta con vongole e pomodorini. Poi ho preso un pacco di gocciole che si è tutto schiatteato. Una Coca-Cola, Vincia, per piacere, a mamma, mettila in congelatore senza sbatterla. Poi vabbè, ho preso un pezzetto, insomma un filoncino di pane, una busta di latte, perché ne ho preso solamente una, devo andare a prenderlo al Conad che sta il Granarolo in offerta a 59 centesimi, e poi le vongole e basta, ragazzi. Mo metto a cucinare perché sono mezzogiorno. Per secondo ho fatto lo spezzatino, quello là che faccio di tacchino, però stavolta con peperoni e patate. E per primo vado a fare questa pasta qua che gliela diede il padrone della casa al mare che abbiamo preso. Aspettate, ve li faccio vedere. Voglio mettere un attimo il gelato in congelatore. Ecco qua. Allora, levati. Aspetta, come pasta faccio questa qua? Imbarretati, non lo so come si dice, imparentati, comunque. Gliela diede il padrone della casa che abbiamo affittato a Giuseppe. E la faccio con vongole e pomodorini. Amore, il gelato dopo, no adesso. Vediamo chi è tornato, anche Giuseppe. Buongiorno. Saluto Antonio. Amore mio, oggi andiamo al mare. Oggi vogliamo mare. A mare. Andiamo tutto sul lungomare a Castellammare. Amore, non ho comprato niente, è andato 20 euro. Cioè, guarda qua, 4 chiacchiere, 2,50 euro. Una sigaretta, carciofolina, ho speso più di 10 euro. Carciofolina, guardate Giuseppe che ha portato la carciofolella. La carciofolella. Sei venuto con la sete? Sì, una. Una per 5, la dividiamo. Buone. Vabbè, ti metto a preparare il primo. Ma dove fai? Tutto bene, al lavoro. Vabbè. Ah, comunque guardate là, vicino alla scritta così non ho messo le piantine. Tu ci hai fatto caso? Hai visto com'è più bella? Amore. Hai visto com'è più bella così? È bellissima, Nancy. Nancy. Tu ti chiami Antonia, io mi chiamo Nancy. Calore. No, è bugia. No, troppo caro. Cioè, è bugia, è bugia. Oggi mi c'è stonato, adesso ho potuto cazzo. Ti sei stonato. Ho fatto 200 metri di pavimento. 200 metri? No, un polisserò, perché ci dovete andare. Ah. Mamma mia, bravo amore mio. Che c'è? No. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi è carnevale. Ogni scherzo vale. Ciao amore. Volevo fare uno scherzetto, però c'avevi la porta aperta, amore. Guardatela. Volendo, qua si pulisce sempre. C'è sempre una pezza a mano. C'è. Mamma. La mia canzone vola.
Mamma! Mamma, vediamo il pizzotto che sta facendo! Sempre la cameretta sotto sopra. Che stai facendo nella culla? Eh? Nella culla che fai? Beh ragazzi, oggi è carnevale! E ogni scherzo vale! Senti, ma vedi che c'è lo zoom però, tu non ti rendi conto, guarda. La zoom, zoom. Ma chi la devi controllare? Ma chi lo mette? Che fa schifo che ti vedi il faccione. Chi lo mette questo zoom? Sei tu, quando la attacca, quando l'accendi. Andiamo, Giuseppe, però così. Mamma mia, che croce. Comunque, poi si pulisce sempre. Amore, nel bagno. Aia, stavo vedendo, ecco, i panni dietro da più spendere. Più intimo nel bagno. Sì. Yeah. Oggi è una giornata proprio di mare. Oggi fa caldissimo, veramente caldissimo. Secondo me oggi andiamo al mare, dopo mangiare. Oh, 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 oh. Andiamo un po'. Secondo me oggi sta. No, ci sta, ci muovendo, va. Però un 18, 17, 18 gradi ci stanno. No, ma stamattina proprio avevo una sete da cane. Mamma mia, perché il cane beve sempre? Certo. E pure io bere sempre. Perché bere sempre per oggi possiamo andare a Castella a mare. Che mi fa Castella a mare? Questa è la mare passeggiata? Ma i bambini non devono andare alla festa? Sei e mezza stasera, mica poco. Beh, vabbè. Comunque. No, amore, accendi l'acqua per piacere. Vedete perché io non voglio stare mai a casa? Perché mia moglie mi comanda sempre. Fai questo, fai quello e io mi scoccio. Perché quando vengo dal lavoro vorrei stare sul divano, comodo comodo, e non fare niente. Accendiamo l'acqua. Ecco qua l'acqua accesa. Ho fatto, ho preparato. Adesso mi posso anche mettere sul divano. Cristian, Vince, vuoi mettere la tovaglia? Vinci, metti la tovaglia. Ah, eccoci qua ragazzi, sul divanetto. C'è pure l'intruso, guardate. C'è sempre qualcuno a fianco. Non mi lasciano mai stare da soli. Perché prima non si stava. Ragazzi, vorrei salutare tutte le persone che ci seguono sempre, soprattutto le persone che parlano bene di me, che mi appoggiano e che saluto tantissimo e do un grande bacione a tutti quanti, sempre perché grazie a voi noi cresceremo, cresciamo e cresciamo, cresceremo e cresceranno anche loro, cresceranno con noi, quindi ma che è? Come sei sporco, mamma mia, guardatelo, aspettate, guardatelo che faccia, che schifo che c'hai, ti vuoi pulire papà? Mannaggia ragazzi, lo devo pulire un attimo perché non mi piace vedere Jacopo Pio così sporco. Ci vediamo a dopo, domani al nuovo vlog. La luce di qua, ok. Allora, io ho messo anche l'orecchio. Hai chiamato l'ascensore, è occupata? Ah, ok. I demosimoni l'ho accesi, i panni di ricambio l'ho presi. Ok, stiamo andando alla festa di compleanno. Non dobbiamo portare regalo perché facciamo, insomma, 5 euro per uno. Guardate già oggi come sono di meglio i boccolini, ma piano piano il tempo che mi imparo, di qua sempre perfetti, ma di qua no. Comunque il regalo lo devo portare perché facciamo, insomma, se volete la rappresentante. Però mi sono portate, insomma, i pantaloni per i bambini, la giacchettina e tutto il resto. E andiamo. Tu il cappello non l'hai preso? No, quello là è bravo. Ok. Arrivati. Andiamo un bibi. Bibi. Andiamo bibi. Woo. Andiamo, ya. Ci ha fatto lui, si fa. Donna fa pure, adesso si fa. Hey, dude.
ragazzi, come che dire, ci sono andato tutto, diciamo, stanno festeggiando tutti i bambini, siamo quasi arrivati alla torta, tra un po' andiamo via, sono stanchi. Quindi domani dobbiamo andare a scuola. Dopo aver festeggiato, adesso si deve fare la l'aria che si crea nello stomaco. Sì, ma io sto facendo un video della strada, però. Ah, veramente? Ti devi stare zitto. Adesso la pancia non va di più. Cioè, non posso fare un video serio che faccio vedere la strada perché tu dai fastidio. Andiamo. Ok, questa è la chiesa di San Giovanni dove Vincenzo viene a catechismo. Questa qua è la chiesa di San Giovanni dove ci siamo sposati noi. Ma ha fatto fa che lui. Chi mi ha fatto fa? Ciao. Allora, dopo devo rivenire comunque qua. Che c'è? Cristian, ancora stai vestito? Io c'ho ancora. Amore, vestiti, perché c'è? Questo qua è il regalino che gli hanno fatto, che gli ha fatto la mamma della festeggiata. Che cosa? Cristian, che la roba? Cristian, amore, mi arrabbia. Sono bambino. Fallo naturale come te. No, non me lo dico. Tu sei naturale come lei. No, è come questo. È più bella, pure se è molto più grassa. Ma è più bella. Ma era più bella lei. Che... Basta. Però non è la stessa faccia. No, ma che le fa? Non fa nini. Fa forse una serie. Già lo so, nini. Ci fa per una serie. Che famiglia ci fa? Famiglia uscire così. Dormiva che ha fatto i bambini. Ahia, però Giuseppe, la luce in camera, la tanto la corrente la paghi, eh? I tuoi figli, no, sei andato tu in camera. Bimbi, a che punto state? Ci dobbiamo mettere ancora lì sotto. Allora, mo vi aiuto io. Questo bimbo fa pure lì la doccina perché ha giocato pure lui si gonfiabili, e dopo si puzza di sudore, guarda che bel fisichetto che c'ha il mio bimbottone. Mamma gattina, ti piace? Guarda, mamma è un gattino, guarda. Miau 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 miau, sono la tua gattina. Sono la tua gattina! Sono la tua gattina! Bastia, ci vado, ciao! Posso giocare? Vabbè ragazzi, no, mezzanotte e mezza devo correre a letto, anche se già stavo a letto, sono venuto apposta qua per salutarvi, però devo correre a letto nel senso che devo spegnere la TV perché è tardi. E comunque vi voglio dire una cosa, guardate i capelli. Non ho messo la lacca e sono venuti benissimo. Metto la lacca, non mi vengono bene. Questi qua li ho fatti semplici, cioè semplicissimi, senza lacca, senza niente, e si sono mantenuti, mentre con la lacca zero, cioè avevo i capelli piatti. Comunque vabbè, vi volevo dirvi soltanto questa cosa. Un bacione super super grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo vlog giornaliero della famiglia Acampora. Ciao.